solidarietà, ma la solidarietà di tutti. A due classi, alle classi lavoratrici russe e alle classi lavoratrici dell'Ucraina, perché poi alla fine tutti i conflitti che vengono scatenati con le guerre imperialiste sono quelle che poi ricadono sulla pelle degli sfruttati e delle sfruttate. Quello che sta accadendo in queste ore in Ucraina non è altro che il frutto amaro e velenoso delle politiche imperialiste dell'est e dell'ovest. Noi purtroppo qui da noi abbiamo la presenza massiccia della NATO, ma c'è la presenza massiccia proprio prettamente degli Stati Uniti d'America, perché non dobbiamo dimenticare che noi qua in Sicilia, oltre alla NATO, abbiamo proprio espressamente le basi americane come quella di Niscemi. Il MUS non è altro che una base americana e i padroni degli Stati Uniti, i padroni americani fanno tutto quello che vogliono e lo dimostrano anche la presenza massiccia nel Mediterraneo e tutti gli altri vari spostamenti che partono purtroppo da questa terra, dalla terra di Sicilia e in modo particolare anche da Ciconella, come ricordavano gli altri compagni. Io non aggiungo altro perché oltretutto è stato detto tutto dagli altri interventi. Ripeto che la lotta alla guerra, il no alla guerra, non è un no forte contro l'imperialismo e contro le politiche capitaliste che sono frutto dell'imperialismo, è una lotta che rimane sterile. Secondo noi la lotta alla guerra passa attraverso la lotta all'imperialismo e al capitale, perché sono la faccia della stessa medaglia. Il resto va bene, portare il nome della pace va bene, ma dobbiamo metterci dentro questi contenuti perché portano la solidarietà diretta agli sfruttati e alle sfruttate che sotto le bombe di qualsiasi imperialismo trovano solo la morte e che dà la possibilità di aumentare ancora di più lo sfruttamento e l'oppressione di classe. Grazie.